360 gradi che mescola Amarcord e ironia sulla vita quotidiana. In TV è il re delle barzellette, ma a contatto con il pubblico è una vera e propria forza della natura. È da una vita che faccio questa vita, ha debuttato a Natale. Spettacolo dalla formula inedita, una panoramica ironica della società odierna e dei rapporti tra uomini e donne. Signore e signori, il padre lo sognava avvocato, ma il suo destino era già segnato. La vena comica di Uccio De Santis ha avuto la meglio, con risultati innegabili. È un racconto che io faccio col pubblico, racconto un po' tutto quello che è stato il magico percorso del voodoo, e alternando ovviamente gag, canzoni, barzellette, grazie anche alla complicità con Antonella Genga. Il filo conduttore è tutto quello che è successo realmente, da quando sono piccolino fino ai giorni d'oggi, come è nato il voodoo, quando ho detto la prima barzelletta, perché l'ho detta la prima barzelletta. Perché? Per conoscere le ragazze. Perché sono timidissimo, allora sai, dove c'è la comicità è più facile entrare, farsi conoscere. In farmacia volevo l'aspirina fosforescente, le gocce di valerium, nella pomata dell'herpes. Pomata dell'herpes, quella serve sempre. 12 anni dal Mudù, ma 12 anni vissuti intensamente e soprattutto con il tuo grande amore, perché tu il Mudù l'hai portato anche in teatro, il Mudù, ma non solo, poi tutta quella che è stata la tua vita. Sì, è proprio in questo racconto che io faccio, in questo percorso, riesco a raccontare tutto al pubblico che è incuriosito, non ti nascondo che è incuriosito, perché io cammino per strada e mi fanno tante domande, io ho raccolto tutte le domande che mi hanno fatto in questo copione e rispondo al pubblico, magari a uno dice che me ne frega a me, questa è la domanda che mi facevano e io ti rispondo così. Mi incontro le persone, infatti vedevo, no, io ti vedo tutti i giorni, ma sei diverso dal vivo, il migrato che non ho della moto. Diciamo, dal vivo. Sei arrivato più o meno a metà del tour. Non ancora, un terzo è andato via e già 10.000 persone hanno visto il nostro spettacolo, si parla benissimo, ci aspettano delle date belle, vedi il Politeama di Lecce. Fascino del Politeama di Lecce, dove saremo il 22 marzo, la Domenica delle Palme il 24 marzo, due giorni dopo al Teatro Verdi di Brindisi, e poi ancora a Bari anche chiuderemo il tour allo Show Wheel il 13 aprile, e dopodiché anche a Foggia al Teatro del Fuoco, e in mezzo ci sono tutti i comuni, là dove c'è un teatro in Puglia, Molise e Basilicata, noi abbiamo fatto la tappa. Convincici a vedere questo spettacolo. Beh, vieni, ti prego. No. Qualcosa di meglio? No, ce n'è. Allora, si parla solo di crisi, problemi, questo è almeno quello che dice la gente. Due ore di risate, stacchiamo la spina, dobbiamo distrarci. Mi avete seguito tante volte in TV col Mudù, e perché non vedere dal vivo questo spettacolo? È da una vita che faccio questa vita. Stasera ve le canto il